Valdichiana, benvenuti ad una nuova puntata di Giardino Valdichiana. In chiusura della prima puntata vi avevo un po' anticipato che durante questa nuova edizione vi insegneremo e vi insegnerà il maestro Riccardo a giocare a golf. Io farò da cavia, non vi assicuro niente, perché l'unico golf che ho praticato è il mini golf e mi hanno spiegato che sono due cose completamente diverse. Allora, maestro, ABC del golf. Io arrivo qua al golf club, sì. E voi mi consegnate la sacca. La sacca, che all'interno della sacca ci sono vari, allora, tipi di mazze. Brava. Allora, dentro la sacca si possono avere 14 bastoni. Ok. Okay? Ognuno ha un'angolazione diversa e lunghezze diverse, uh-huh, per determinate distanze. Okay. Quindi, per esempio, un ferro 7 di solito si fa più o meno sui 120 metri, okay? Con un ferro 9 si fa 100. Ok. Per dire, quindi ogni bastone c'ha una distanza quindi diversa. Il bastone cambia in base alla lunghezza del tiro. Brava. Ok. Brava. Quindi a seconda anche del tiro che vuoi fare, no? Cioè okay, la distanza che sei. Quindi la prima cosa, andiamo a prendere le palline. Andiamo, perché senza le palline e non si può giocare. Non si può giocare a neanche a golf, neanche a mini golf. Non si può giocare in nessun modo. Allora, si prende il cestino. Fallo te, vai. Prendo io. Okay. Prendi questa chiavetta. Che la date voi con che tutto. Le diamo noi con tutto compreso. Allora, si metti qui, ok, sì, lasciala lì, ops. Ok. Basteranno queste palline? Sì, dai, per la prima volta va bene, dai. Per la prima volta forse bastano. Dai, prendiamo il cestino e okay, andiamo di là. Qui è il campo pratica. Ok, okay? Qui quindi il campo pratica. Vedete che poi non ci sono le buche, ci sono le distanze, ah, okay, per praticare, per sapere anche la distanza che fa con il bastone, per mm-hmm, praticare il movimento, il swing, okay, per quello si chiama campo pratica. Oh, quindi, okay, quindi campo pratica oggi non si fa buca, quindi. No, oggi no. Solo pratica. Ancora no. Solo pratica, va bene. Ancora okay, no. Allora, siamo fiduciosi. Prendiamo prima un pitch. Okay? Che significa? Allora, il pitch significa che è un bastone un po' più corto, okay, okay, e più angolato, quindi la palla si deve alzare con questo bastone. Mm-hmm. Vabbè, è la prima volta, non è che l'alzi, però per dire, ci no, si è prova un bastone a tirare la prima volta. Per fare una corta distanza. Ok, okay? Allora, il pitch, ragazzi. Vieni qua con me, sì, mettiti di qua, brava. Prima impariamo a impugnare il bastone, quindi metti il bastone così davanti, brava. Destra o sinistra? Prima la mano sinistra, così. Mm-hmm. Con il pollice così, brava. Poi ci sono tre tipi di impugnatura: una con le dita incrociate così, e poi ti faccio ti aiuto io. L'altra con il mignolo sopra, okay, e l'altra che noi chiamiamo di baseball. Di baseball, ok. Mm-hmm. All'inizio, siccome questa è la prima lezione, facciamo a baseball, che è un po' più facile da capire come si mettono le mani, ok? Quindi mettiamo così, brava, le mani un po' più vicine. Il pollice è sempre sul bastone. Ok. Ok? Brava, così. Poi i piedi paralleli, così. Brava. Apri un pochettino di più, brava. Più o meno altezza spalla. Ok. Ok, brava. Ora cominciamo a fare dei piccoli movimenti senza usare i polsi. Ok? Mm. Solo con le spalle. Ah! Così, brava. Vedi che forma un triangolo, sì, qui? Prova a tenere questo triangolo sempre fermo, dietro e in avanti, così. Brava. Un po' torta di direzione. No, non ti preoccupare con la direzione. Prima dobbiamo prendere la palla, poi si vede la direzione. Allora, ora proviamo a fare questo piccolo movimento cercando di colpire la terra. Ecco, dai. Brava. Senza usare i polsi. No. Ecco, solo con le spalle. Così. Bravissima. Dai. Proviamo? Proviamo. Vabbè, proviamo. Proviamo. Valdichiana, proviamo. Non vi assicuro niente, ma proviamo. Allora, aspetta. Sì. Tu hai messo la pallina? Ecco, ho messo la pallina sul tee. Allora, okay, il tee si può usare soltanto nel primo colpo di ogni buca. Mm. Ok? Poi dopo, quando hai tirato, per esempio, la buca 1, ho tirato la prima palla, poi non posso più toccare la palla. Solo quando arriviamo in green. Allora, il green è dove c'è la buca, dove c'è l'erba un po' più rasata, okay? Ok, però
all'inizio per cominciare a giocare, per essere un po' più facile, è la palla un po' più sollevata, okay. È meglio. Quindi okay. Non per i principianti, ma è per tutti. Per questo. Tutti, sì, 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 per tutti. Ok, allora, okay. Si metti il bastone dietro così. Che deve toccare terra. Brava, non avere paura di toccare la terra. Ok. Ok? Mm-hmm. Proviamo? Proviamo. Vai. Sono emozionata. Il mio primo tiro di golf. Vado, vai, eh. Vai, bastone per terra. Forte o piano? Piano. Piano. All'inizio piano. Ok, brava. L'hai presa. È andata. L'hai presa, Brava. Proviamo un'altra, Ora proviamo a fare un movimento un po' più lungo tiro. Ok? E guarda sempre la pallina. Mi raccomando, stare sempre con l'occhio sulla palla. Allora, questo terra. Carissimo. Quindi devo aprire di più. Brava. Vai tranquilla. Comincia sempre col bastone dietro la palla, così. Ok, vai. Non avere paura di colpire la terra, vai. Vai, facciamo insieme, non ti preoccupare. Così. Vai. Allora, facciamo. L'alto verso il basso. Vai. E vai tranquilla, vai. Eccola! Oh, è andata! Guarda, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Poi dicono che il golf è facile, eh! Non è facile! Proviamo un'altra? Sì, proviamo un'altra, vai. Ma ti volevo fare una domanda. Certo! Quando siamo a gara, no? Mm-hmm. Questo non prendere la pallina più volte conta come un colpo. Hai l'intenzione di colpire la palla, conta come un colpo. Ah, ok. Allora, ti danno però dei deficit, non la colpisci. Certo. Quindi, okay. Allora, se io faccio il movimento fuori dalla palla, non conta, che poi è una prova, no? Faccio il movimento fuori. Ok. Però il momento in cui sono sopra la palla, metto il bastone dietro la palla, ho l'intenzione veramente di colpire la palla, e la sbaglio, conta come un colpo. Sì, bravo. Vai. Allora, faccio un trucco. Vedi questa linea nera? Sì. La metto qui, ok? Sì. Quindi te la devi colpire proprio da sotto così. Ok. Vai. Sempre colpo ampio, Sì. Vai le mani. Brava, mano sinistra. Bravissima, vai. Vai tranquilla. Avvicinati un pochettino, piega un pochettino i ginocchi, brava. Vai, allora un po' più dall'alto verso il basso così. Vai. Guarda la palla, non guardare il bastone. Vai tranquilla. Piega un pochettino le ginocchia, brava. Eccola! Presa! Dai! E come faccio però a mandarle dritte? Allora, per mandarle dritte, ora ti spiego, scusami, Per esempio, voglio tirare al 50 metri, ok? Io allineo i piedi, i fianchi e le spalle dove voglio tirare. Ovviamente con la faccia del bastone che punta. Ok. Voglio spostare, per esempio, voglio tirare al 150. Sposto tutto il corpo a destra, mi allineo dove voglio tirare. E così si fa l'allineamento. Ecco. Ok. Proviamo un'altra volta? Se proviamo. Forse a fine lezione faccio un colpo alla prima volta. Proviamo, dai. Ginocchia leggermente piegate, brava. Distendi le braccia, brava. Quindi non avere paura di colpire da sotto. Ok. Bene? Vai. Eccola! Colpo perfetto! Grande! Vedi? L'hai presa! È andata! Bene, bravo. Allora, faccio io un colpo? Sì, vai. Un colpo te. Scusami. Poi io penso che... bastone. Okay. Scusate, vi passo davanti. E poi, nella prima lezione, penso che dopo che tu hai fatto vedere un colpo perfetto, possiamo uscirla. Visto che io ho già fatto il mio per oggi, non vorrei. Allora proviamo. Wow! Fantastico! No, poi ti volevo dire che comunque
Noi qui nel nostro club abbiamo dei pacchetti per i principianti, per i neofiti, che è tutto compreso, quindi voi potete venire, abbiamo la lezione compresa delle palline, ingresso a campo pratica, l'attrezzatura ce l'abbiamo noi, quindi venite, ecco. Venite non solo a imparare a giocare a golf, ma venite anche perché qua è un posto fantastico dove ci si diverte, ci si rilassa e si impara a giocare a golf. Brava. A tra poco. Ciao. E dal campo di pratica ci spostiamo qua nel nostro fantastico salotto e quindi Valdichiana, benvenuti a, qua al Golf Club Valdichiana con i nostri ospiti. Allora, premetto che non so come sono andata nella prima lezione di golf, il maestro magari dopo mi dirà come sono andata, ovviamente voi commenti li lasciate nella parte della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, siate clementi, prima volta che prendo una mazza da golf in mano, quindi mi raccomando. Allora, entriamo nel clou della nostra puntata con due ospiti che hanno in comune la città di Castiglion Fiorentino, ovvero Sabrina Bigliotti, con la quale parleremo di cinema in Valdichiana, e con Giorgio Raffaelli, con il quale parleremo di arte. Questi bellissimi quadri qua alle nostre spalle sono realizzati dal qui presente Giorgio Raffaelli. Allora Sabrina, ho detto che con te parliamo di cinema. Cinema in Valdichiana, tu ti occupi dell'ufficio stampa di Castiglion Fiorentino e sei comunque anche nell'organizzazione della Sagra del Cinema, quarta edizione, in realtà la sesta perché prima veniva fatta in Umbra, mentre adesso sono 4 anni che viene organizzata a Castiglion Fiorentino. Allora, di cosa si tratta? Perché io ho già visto un po' il programma ed è un programma molto ricco con tanti nomi importanti. Allora, innanzitutto partiamo dal nome, no? Sagra. L'idea è quella di abbinare, di rendere la manifestazione un po' easy e quindi di abbinare la parte, come dire, più godereccia che è il cibo alla parte un po' più culturale, quindi rendere queste serate, le serate d'agosto, culturali sì, ma anche di piacere, appunto, di trascorrere qualche ora al Cassero, che è il nostro come dire vetrina più salotto, bella, il nostro salotto, il nostra vetrina più bella che abbiamo e anche la più suggestiva. Quindi ci sarà appunto l'opportunità di mangiare e il cibo che viene realizzato è sempre attinente al tema del cinema, quindi se c'è al tema del film, quindi se c'è un film o comunque attori che provengono dal Lazio, quindi ci sarà una cucina laziale, se sono umbri, umbra e così via. Quindi partendo appunto dal nome, Sagra del Cinema in questo senso. Le serate quest'anno si svolgono dal 12 al 15 di luglio, sono 4 serate e la caratteristica principale di questa manifestazione è che oltre alla proiezione e oltre al cibo, l'inizio della serata è l'incontro con un artista, con un autore, con un attore e quant'altro. Quest'anno per la prima volta peraltro si parlerà anche di teatro, perché Francesco Montanari, che lo scorso anno è stato ospite della Sagra del Cinema, si è trovato, mettiamola così, talmente tanto bene l'ospitalità e quant'altro che ha accettato di buon grado di rivestire un altro ruolo, quello appunto di direttore artistico, comunque di supervisore artistico della Sagra del Cinema, e quindi quest'anno aprirà l'edizione 2018 della Sagra del Cinema proprio Francesco Montanari, che insieme al suo amico Alessandro Bardani porteranno un'opera dove loro appunto sono coprotagonisti di questa opera, che la più meglio gioventù è uno spettacolo teatrale, e quindi si aprirà con questo. Il giorno dopo, che è venerdì, ci sarà Marco Bocci, che tutti insomma un altro nome importante del cinema, anche della televisione, come lo sono entrambi appunto Francesco Montanari e Alessandro Bardani.
che Marco Bocci viene in una veste diversa, mm-hmm. nel senso che sì, è attore, ma viene come veste di scrittore, perché ha scritto un'opera, ma anche come regista, perché poi quest'opera verrà portata, appunto, verrà trasposta al cinema e alla televisione, quindi avrà questo ruolo inedito e qui tutto da scoprire. Il sabato invece ci sarà Andrea De Logu intervisterà l'altro io vi chiederò di invitarmi, perché per me è la mia musa ispiratrice. Ben volentieri. C'è da dire che allora la Sagra del Cinema è gratis, mm-hmm. quindi chiunque può venire a vedere e assistere a qualsiasi cosa. Ovviamente il cibo no, nel senso che ovviamente è quello in base a quello che uno mangia, però tutto il resto, quindi l'incontro con l'artista di turno, con la proiezione del film e quant'altro, è tutto gratuito, quindi tutti possono venire. Una particolarità rispetto anche come l'anno mm-hmm. scorso, due proiezioni, quelle del venerdì e quelle del sabato, saranno sottotitolate in inglese, perfetto. Per dare spazio anche per un pubblico di turisti, esatto, per dare l'opportunità, esatto, anche ai turisti di poter godere di questa manifestazione. Per i genitori, per le famiglie, per le coppie che hanno bimbi piccoli, ci sarà anche l'intrattenimento per i bambini, quindi per una sera i genitori, gli adulti potranno godersi lo spettacolo, diciamo, in tutta tranquillità, mentre i piccoli avranno l'opportunità di giocare, di divertirsi e di avere appunto le proprie attività a misura di bambino. Come dicevo, il sabato c'è questa intervista con Alfonso Sabella, che è l'ex sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo, che parlerà della sua attività, e la sera poi si concluderà con il film I 100 passi, quindi approfondimenti culturali, cioè approfondimenti che faranno incontri che hanno la prerogativa di far riflettere le persone che vengono a temi anche importanti come quello appunto della mafia e della nostra storia recente ma anche attuale. Infine si chiude la Sagra del Cinema domenica 15 luglio con un incontro tra un grande del cinema che abbiamo, che si chiama Giorgio Colangeli, con una promessa, un attore affermato, ma diciamo emergente, cioè il nuovo che avanza, che è Marco D'Amore. Quindi due mondi e due modi, se si vuole, no? Di vedere e fare il cinema, perché sono due generazioni a confronto. Quindi si parlerà di cinema, di pellicola, di celluloide a tutto tondo. Questa è la Sagra del Cinema che ha l'ambizione di parlare a tutti, grandi, piccoli, appassionati, io, infatti, e non solo. L'anno scorso ero presente a una di queste serate e devo dire che veramente c'era tanto pubblico di tutte le età, esatto, divertiti, esatto. Molto interessati a tutti questi temi, esatto. Tra l'altro è un plauso, faccio un plauso a voi proprio per cercare di toccare più argomenti, esatto, possibili, esatto, in una manifestazione, esatto, di questo genere. Bisogna ricordare che il palmarès, se così si può dire, della Sagra del Cinema vanta due premi a Cannes, appunto, gli Olivier Assayas, la Palma d'Oro, Olivier Assayas e Francesco Montanari, che sono stati appunto due nostri ospiti, come mi viene in mente la prima edizione, ora non mi viene, insomma, artisti, io ricordo comunque solamente di Lino Guanciale, persone, insomma, che portano in alto il nome del cinema italiano, dell'arte, sì, in tutto il mondo.
cinema, che appunto è anche arte, come ha un po' accennato Sabrina. E qui possiamo dire che queste opere d'arte potrebbero star bene in un set cinematografico, giusto, magari, Giorgio? Sì. Allora, raccontaci di queste opere, sì, nate appunto da materiali di recupero che vengono però dal mare. Ecco, sì, perché i pesci. Sì. Innanzitutto vorrei ringraziare il Golf Club Valdichiana che mi dà questa opportunità e anche il suo direttore Andrea Guerrini, che è stato disponibilissimo e gentilissimo. Sì, parliamo un po' di queste mie opere. E queste mie opere nascono più che altro da una grandissima passione che io ho sempre avuto e diciamo ultimamente ancora più forte per il mare. Amando il mare e vivendolo, sono anche appassionato di barca, ho una barca, frequento spiagge particolari, per cui dove riesco a trovare questi materiali che piano piano riescono a dar forma a queste mie creazioni. Io ho iniziato alcuni anni fa non facendo pesci, io ho iniziato facendo delle lampade con legni di mare trovati appunto negli arenili, trovati nelle scogliere e dando forma a delle forme più strane a queste lampade. Poi piano piano mi sono reso conto che dovevo fare magari un qualcosa di diverso. Ho cominciato a vedere in questi oggetti, in questi rottami che trovavo, volevo vedere se mi riusciva a creare qualcosa di più vivo e meno statico, e quindi ho cominciato a fare dei pesci. Perché pesci? Perché io amo la pesca di mare, conosco bene questi animali, e quindi ho cercato di iniziare a rappresentarli usando tutti questi materiali. Infatti si può vedere benissimo che io uso dalle cornici agli animali stessi, ai pesci stessi, uso un po' tutti i materiali che trovo. Infatti vediamo in questo dentice, per esempio, ho usato un copertone di macchina, ho usato delle vecchie forchette d'ottone di quella una volta, una vecchia catena di moto, ingranaggi di motore. Ma veramente tutto questo materiale viene dal mare? Questo materiale, alcune cose vengono dal mare, altre vengono poi anche trovate in discariche e addirittura ultimamente, poi siccome ho alcuni amici che sanno di questa mia passione, ho un amico per esempio che è un meccanico, un altro che è un carrozziere, mi chiamano e mi dicono: oh, guarda, io butto via queste cose, e dico: no, fermo, prima di buttarle io le raccolgo e le prendo e le porto nel mio laboratorio, che poi in definitiva è il garage di casa mia, dove nascono le migliori idee alla sì fine, sì, no? Dove io mi rinchiudo a pomeriggi interi e cerco di dar vita a queste creazioni. Non uso assolutamente il pennello, i colori di questi pesci io praticamente li faccio tutti con bombolette spray. Uh-huh. E uso molto anche le mani nude, anche perché il pennello onestamente non saprei neanche come usarlo, però cerco di dargli un'immagine e di renderli il più possibile vivi. Infatti per esempio questo, che è un dentice, ha dei colori particolari. Questi colori rosa e tendente al celeste così sono colori di un dentice vivo quando esce dall'acqua. Io ho avuto anche l'occasione di poterli pescare, questi pesci, e hanno questi colori. Purtroppo molti sono abituati a vederli nelle pescherie, nei tavoli delle pescherie, che hanno tutto un altro colore. Io cerco di dargli appunto questo colore e lo sguardo e l'occhio del pesce voglio che sia vivo e cerco di fare il possibile, insomma, ecco. Quanto tempo ci vuole per realizzare un'opera del genere? Dunque, per fare un qualcosa di questo genere dipende. Molte volte mi capita di avere, diciamo, l'ispirazione, di mettermi a lavorare e passano 2, 3, 4 giorni che lavoro in continuazione e magari riesco a creare un'opera in questo modo. Okay. C'è dei giorni che non mi viene assolutamente niente, magari ci sto un pomeriggio,
e poi abbandono, ci torno, abbandono, magari sto 10 giorni senza far niente perché non ho quel momento che l'ispirazione, diciamo, se così si vuole chiamare. Poi dopo improvvisamente, quando ci lavoro anche di notte spesso e riesco a fare, provo perlomeno a fare un qualcosa che riesca a rendere questi animali vivi, diciamo, ecco. Viva come appunto è la Val di Chiana quando si trasforma in set cinematografico. Castiglione Fiorentino, tra l'altro, ha dato i natali a un grande artista, un grande attore, Roberto Benigni. Raccontaci qualcosa dei set che si sono susseguiti a Castiglione Fiorentino. Parlavamo di un film molto importante a proposito di premi Oscar. Sì, allora, dunque, la prima scena per quanto riguarda La vita è bella, appunto il film che ha ottenuto l'Oscar appunto con Roberto Benigni, è proprio su Castiglione Fiorentino. In pratica è la strada che ora si chiama Parco Presentini e porta a Porta Ciribilla, e quindi c'è questa scena, eccetera. È vero anche che La vita è bella è stata avuto come set anche il comune di Cortone e quant'altro, ma nell'immaginario collettivo quando si pensa alla vita bella si pensa alla città di Arezzo, nel senso che purtroppo secondo me la vita bella non è stata, tra virgolette, sfruttata a giusta misura per promuovere il nostro territorio, o comunque si parla della vita bella del Bar dei Costanti, eccetera. Sì, ecco, c'è più l'immaginario riferito a quelle scene che riguardano la città che invece le scene girate nei comuni della Val di Chiana. Mi ricordo appunto Cortona, Teatro Signorelli, sì. eccetera. Interrompo un attimo perché voglio dire una cosa. Dunque, La vita è bella mi fa tornare in mente una cosa bella, perché in quel film lì proprio mio babbo e mia mamma hanno fatto la comparsa, tant'è vero che io qualche volta, ora mio babbo purtroppo non c'è più, c'è mia mamma, la prendo in giro e gli dico: lo sai che te hai vinto un premio Oscar? Volevo dire, si mette a ridere, perché comunque molte persone di Castiglione Fiorentino in quell'occasione sì. hanno fatto le comparse, e è stata una cosa veramente interessante. Molto. Per ritornare ai set, ora mi è venuto in mente che alcuni mesi fa, settembre-ottobre dello scorso anno, sono state girate, poi non so se le rivedremo nella pellicola, però il film Michelangelo. Giustissimo, assolutamente, ha girato quasi tutta la Val di Chiana, esatto, questo set. Lì sono state girate delle scene un pomeriggio, un sabato pomeriggio al castello di Montecchio, sì, ovvero sono stati un pomeriggio intero a riprendere Michelangelo e il suo amico, compagno, che a cavallo scendono praticamente un viottolo con di fronte a loro praticamente il castello di Montecchio. E sembra facile, sembra semplice, io ero su quel set e sono stati un pomeriggio, un giorno intero a fare questa scena. Che non magari poi per ritirarci fuori un frame, esatto, di 10 secondi. Quindi non so neanche se poi si rivedrà, speriamo di sì, che si veda il nostro castello millenario, appunto del castello di Montecchio, però probabilmente, nel senso, non abbiamo la certezza assoluta di rivedere un pezzo di Castiglione Fiorentino in un altro Colossal, perché si preannuncia un Colossal. Sì. Allora, ospiti, per chiudere, ovviamente siamo al Golf Club, ho fatto la prima lezione di golf, mi viene da dire, voi con il golf come ve la cavate? Allora, io me la cavo male, cioè male. Non ho mai, peggio di non me, ho, no. Non ho mai provato a giocare a golf perché ho sempre promesso ad Andrea che avrei iniziato, e prima o poi mi tocca sicuramente, però... Amo questo sport anche perché ho la fortuna di avere mio figlio che si è appassionato alcuni anni fa di questo sport, gioca, e quindi quando posso, che sono libero, magari l'accompagno, e mi sta onestamente prendendo questo sport. Per cui mi ripropongo senz'altro di venire qui e cominciare a
prendere una mazza in mano e vedere un po' quello che viene fuori. Poi ho visto che hai iniziato anche alzo te. Alzo le mani, quindi, io alzo le mani, quindi... Penso che non ci... Dai, dovrebbe essere è andata una cosa, bene, è, sì, andata bene. È andata bene. Me la sono cavata. Si può provare, dai, vediamo un po'. Sabrina, vabbè, io mi posso solo associare. Alziamo il nome delle donne in questo sport. Allora, anch'io mi associo a Giorgio, nel senso che non ho mai assolutamente provato a giocare, benché amo stare all'aria aperta, vivo in campagna, quindi per me è un ambiente naturale, la campagna, il verde, la tranquillità. Perché no? Mi associo appunto a Giorgio nel dire che chissà, forse ci sarà l'occasione di qui a qualche tempo di poter provare questo sport, che peraltro vedo che sta prendendo tantissimo. In Val di Chiana c'è le prospettive di altri campi da golf, in Casentino uguale, so che per i golfisti la passione è quella di girare nei vari campi da golf, nel senso non rimanere fermi. Provare altre piste, esatto, come quindi si chiama? Potrebbe essere, a proposito della domanda tua iniziale che mi dicevi, cinema e turismo, perché no, il golf, se farete, no? Può pensare può ad attirare tanto e forse turismo. Da qui alla fine avremo anche qualche attore famoso che ci viene a trovare. A proposito di cinema, Claudia Mendola è un appassionato di golf. Non so se sia anche un istruttore, non lo so, però vabbè, invitiamo Claudia Mendola al Golf Club. Sì, ma credo anche che, se non sbaglio, forse il direttore Andrea mi potrà correggere, e qui a Val di Chiana viene un altro attore e spesso lo frequenta, che è il Paci, che è... Non spoileriamo niente, vi blocco perché sennò dite tutte le mie puntate in anticipo. Allora, non spoileriamo niente. Non spoileriamo niente, mi fermo qui. Allora, grazie a Sabrina. Grazie a voi per averci chiamato, grazie dell'ospitalità. E grazie a Giorgio con le sue opere qua in mostra al Golf Club. Grazie a voi. Rimanete lì, a tra pochissimo con il prossimo ospite. In diretta ancora dal Golf Club Val di Chiana con un altro ospite. Abbiamo parlato di cinema, arte e, come vi ho anticipato nella prima puntata, quest'anno parleremo un po' più di sport. E lo faremo con Luciana Foianesi, due volte campionessa mondiale di braccio di ferro e una di bodybuilding. Poi capiremo anche se il bodybuilding è considerato uno sport o una disciplina proprio con lei, così ci spiegherà un po' di più. Ma facciamo un passo indietro. Luciana Foianesi, una grande campionessa, famosissima in tutto il mondo nel suo appunto nel culturismo. Allora, Luciana, come è nata questa tua passione per il culturismo e soprattutto raccontaci la tua storia costellata di premi, possiamo dire così. Buonasera a tutti. Come è iniziata? Diciamo che a me lo sport mi è sempre piaciuto fin da piccola, che per dirti, mio padre correva in bicicletta, io gli andavo dietro, fino a 15 anni ho corso in bicicletta. Poi sempre per lavoro di mio padre ci si spostò, si andò a abitare a Roma e io qui facevo judo. Quindi per fare un po' di amicizia, ok, dissi mi segno in una palestra. E mi ricordo sempre la scena che entrai in questa palestra, che c'era tutta la moquette azzurra, questi attrezzi tutti cromati, bottiture bianche, e mi innamorai dei pesi. Dissi no, io judo non lo voglio provare a fare questi pesi. Ho sempre avuto, cioè quando faccio uno sport io do il 110%. Ti dico solo che in 8 mesi trasforma il mio corpo, e tanto che l'istruttore della palestra di Febo Gabriele di Roma mi disse perché non provi a fare qualche competizione. E quindi iniziai piano piano con le gare più piccole, sempre... andavo più avanti, da sai, i laziali, poi il Centro Italia. Ti dico solo, iniziai che avevo 20 anni e quindi era nell'85 proprio. E il primo italiano l'ho vinto dopo 8 anni, cioè non è uno sport che subito dove subito arrivano i risultati, esatto, perché ci vuole tempo. Specialmente per trasformare il corpo, i risultati ce l'hai più quando sei un po' più grande, no? Quando hai 20 anni, 21. E da lì poi io mi sono innamorata di questo sport, perché è una scelta personale. Io so che
95% la donna muscolosa non piace. Però ecco, la femminilità non è esteriore, è interiore, perché in tutti gli sport agonistici purtroppo fisicamente si cambia. Certo. Io però mi piaccio, sto bene con me stessa, quindi va bene così. Poi il mondiale l'ho vinto nel 96. Te pensa quindi quanti anni quanti che anni, ci ho provato, anni, okay. Davvero. Ma la cosa più bella è che l'ho vinto 13 mesi dopo che avevo dato alla luce mia figlia Valentina. Quindi questo quindi è proprio... è stata una cosa ancora più bella, perché coniugava la maternità con esatto, un premio importante. Esatto. Come me ho avuto anche altre ragazze in palestra, è logico, se uno non l'ha mai fatto, no. Ma se ti alleni, ok, puoi continuare anche a maternità con gli esercizi adatti al caso. E poi, insomma, dopo 13 mesi vinsi questo mondiale, quindi ero ritornata... A me mi piace le sfide, no? Quindi quando vidi il mio corpo si trasformava per la maternità, ok, come nacque Valentina, ok, mi rimisi proprio sotto... E sapevo che c'era il mondiale, mia figlia è nata a settembre, il mondiale era l'anno dopo ottobre, e feci di tutto per poter fare questo mondiale e lo vinsi, quindi è stata una soddisfazione ancora più grossa. Bene. Ancora si vede l'emozione nei tuoi occhi, devo essere sì. Sincera. Guarda, l'emozione più grande quando vinci un mondiale, forse gli sportivi mi possono capire, quando sali sul podio, mm-hmm. e parte l'inno nazionale, sai che in quel momento sì. suona per te. Quella è una cosa, mi viene ancora la pelle d'oca, non puoi dimenticare. Il braccio di ferro invece... Ecco, come non puoi dimenticare la vittoria nel braccio di ferro. Esatto. Il braccio di ferro iniziai sempre nell'88, che vennero dei ragazzi, insegnavano una palestra di Foiano, vennero... Per allenarsi c'era questi campionati italiani a squadre, mm-hmm. e c'era questa ragazza, Antonella, che purtroppo non è più fra noi, che dicevano era tanto forte. Provai con lei e vinsi. Quindi mi dissero, vieni anche te, e provai così, diciamo per gioco. E andando a fare questi italiani vinsi i campionati italiani, che poi li ho vinti 8 anni a fila gli italiani, poi ho lasciato stare gli italiani, stando nazionale, mm-hmm. mi concentravo più sui mondiali europei. E nel 2009 vinsi, cioè io mi ero un po' fermata, perché? Mm-hmm. Perché non essendo sport riconosciuti dal CONI... Mm-hmm. Poi dopo parleremo anche di questo aspetto. Che succede? Che quando te vai a fare mondiali, ok, non hai degli sponsor. Ok. Quindi ti autofinanzi, mm-hmm. e non puoi tutti gli anni finanziarti per andare a fare mondiali all'estero, ok? Quindi quando trovavo degli sponsor che poi erano amici, che avevano ditte, ok, andavo... successe che seppi che nel 2009 c'era questi campionati del mondo in Italia, chiamai il presidente e io nel sito del braccio di ferro ero nelle leggende e gli dissi, ascolta, ho saputo c'è mondiali in Italia, ma se una leggenda tornasse... Bellissimo, e lui mi disse, bellissimo, mi farebbe altro che piacere, ecco, andai a fare questi mondiali e andò bene perché li vinsi. Poi l'anno dopo ho avuto un infortunio, addirittura i medici mi avevano detto di smettere perché mi si era staccato il 60% il tendine dei flessori delle dita, ma come gli dissi al dottore... la passione, la costanza, dice, ma che io smetto? No, no, no. No. Insomma, ho riprovato e ho rivinto nel 2013 in Polonia. In Polonia. Qual è stata la gara, ora al di là di tutto questo che mi hai raccontato, i tuoi successi, ma c'è una gara in particolare che ricordi, non so, anche dove non hai vinto, ma magari c'è un ricordo particolare legato a quella gara? Ma la gara più bella forse è il mondiale dopo 13 mesi che era nata mia figlia. E poi questo di braccio di ferro, perché l'avevo inseguito talmente tanto, ora risuono un pochino ferma perché... Purtroppo quando ti prepari per una gara o come un mondiale devi avere la testa solo a prepararti e allenarti e non è che ti prepari in un mese. Certo. Avendo la palestra prima viene il lavoro, seguire la gente, quindi non mi posso preparare. Però ti dico che non mi sono ritirata ancora ufficialmente perché mi piacerebbe avere tempo, magari, il terzo titolo mondiale, mi piacerebbe provarci.
Senti, parliamo appunto di questa, di questo dibattito, di atriba tra il discorso che il bodybuilding è considerato una disciplina piuttosto che uno sport. Come la vedi questa cosa? No, è uno sport in tutto. Perché tanti pensano al bodybuilding, uno va in palestra, fa un po' di pesi, e invece il sacrificio che c'è dietro la gente non se ne rende conto. Cioè, non è tanto l'allenamento, perché uno, ce ne sono tanti che in palestra vengono e si allenano. Però ecco, io di ragazzi in 30 anni che ho la palestra avrò avuto una decina di ragazzi. Che... Tra questi due ultimamente ho visto, sì, che hanno vinto due premi importanti. Esatto, Gabriele D'Arezzo e Milena qui di Foiano. Poi c'ho Valentina, ce n'ho di ragazzi. Però non è... Cioè, oltre che devi essere un po' predisposto, uh-huh, devi essere pronto a fare dei grossi sacrifici. Perché specialmente il bodybuilding è il 70% dell'alimentazione. Uh-huh. Ti ripeto, l'allenamento uno lo può fare anche perché ti piace, anche se devi sempre, è una sfida a te contro te stesso, devi sempre sfidarti a aumentare i pesi, a diminuire i recuperi. E poi questa alimentazione cioè, tremenda. Per una persona normale sì, perché... specialmente vicino alle gare, oltre che mangiare iperproteico, sono sempre le solite cose, no? Mm-hmm. che dà noia a quello, che dà un po' noia alla testa. Te fa conto da bianchi d'uovo la mattina, petto di pollo, riso, tutto questo è tutto scondito, quindi vai avanti al riso, petto di pollo. I bianchi d'uovo perché? Perché il bianco d'uovo è la fonte proteica più vicina, si assimila al 98%, mentre il petto di pollo per dire, è molto proteico, però l'assimili un 60%, il bianco dell'uovo è quello più simile, ecco, per fartela capire, per assimilare il 100% mm-hmm, dovresti mangiare carne umana, perché sia simile a... Non ce la posso fare. Ok, quindi anche, si va a mangiare dai 20, 40, 50 bianchi d'uovo al giorno, lessi, non crudi, perché... Ah. Perché la proteina che ci serve più simile alla nostra e viene assimilata meglio. Poi vabbè, c'è l'integrazione, quindi proteine, aminoacidi, ma tutte cose naturali che si trovano anche negli alimenti. Ecco, quali sono i requisiti? Allora, quando facciamo una gara, una competizione, quali sono i requisiti che vengono valutati per attribuire il titolo di bodybuilder? Allora, ci sono varie categorie. Quindi ci saranno le categorie di peso. Nelle donne fa conto c'è le bikini, che sono quelle meno muscolose, mm-hmm, più simili, cioè, sempre il costume da bagno ma meno muscolose. Poi ci sono le shape che escono, devono essere toniche, si deve vedere che fanno palestra, fanno l'uscita anche in abito da sera, quindi devono essere anche femminili. Poi vabbè, ci sono le bodybuilder, mm-hmm, che sono quelle più muscolose. Negli uomini ci sono le categorie di peso. Poi c'è altezza peso, che poche parole, se uno fai conto è alto 1,80 m, deve essere circa 80-81 kg, cioè 2-3 kg di scarto, ma in base all'altezza. Però quando uno poi arriva sul palco, quello che giudica i giudici sono le proporzioni, la simmetria e la definizione. La definizione cos'è? Che sotto il muscolo non devi avere il grasso, ma nemmeno l'acqua. Ah. In poche parole devi avere la pelle attaccata al muscolo. Quindi infatti avrai visto le foto. Sì, che vedi... assolutamente sì, questi fisici scolpitissimi. E per arrivare a quello si fa quell'alimentazione, l'allenamento, che ti porta a arrivare al 3-4% di grasso corporeo, sotto il 2% si morirebbe, quindi si porta al nostro corpo a sopravvivere. Mm-hmm. Infatti un culturista non è che può fare una gara a settimana, ecco, un giocatore gioca tutte le volte a settimana, certo. Un culturista può fare 2 o 3 gare a settimana, perché porti il tuo corpo proprio al massimo della sopportazione. Sì, sì, sì. Gesù. Ti sei trovata mai a essere te il giudice di una competizione? Sì, sono anche giudice in una federazione, nella NAC. E mi ha fatto anche molto piacere, perché a volte succede, come nelle gare dove viene giudicato, che non sempre vince il migliore. A volte i giudici, chi la vede in un modo, chi la vede in un altro, o ha delle simpatie un po'. Allora, quando ero atleta, un po' ti dispiace, no? Perché ho fatto delle gare che mi chiamavano l'eterna seconda. E quello fa male, forse fa male. Più che arrivare terzi. Sì.
E quindi quando ho giudicato, ecco, ho cercato di giudicare con criterio perché so i sacrifici che si fa per arrivare lì, quindi a volte uno poi viene demoralizzato, no? Dice ma come, sono arrivato qui, ero il meglio e poi non ho vinto. E per questo cominciai anche a fare braccio di ferro, okay. Perché lì è diverso, lì non ti giudicano, se mi vuoi battere mi devi buttare giù, quindi è uno sport diverso. Senti, io ho avuto modo anche di, in altri ambienti quando ci siamo intervistati, ho visto che tua figlia ti vede un po' come un'icona, eh? Cosa, ora non c'è, però magari tu lo puoi, me lo puoi raccontare. Cosa prova una figlia a vedere una mamma, una campionessa mondiale di braccio di ferro e bodybuilding? Ma guarda, con mia figlia abbiamo una relazione bellissima perché abbiamo sempre parlato tanto, siamo più amiche, no? Mm-hmm. Ma che mamma, anche se a volte naturalmente ci vuole, io dico, devo fare anche la mamma perché andiamo molto d'accordo, usciamo insieme. Forse in lei quello che mi dispiace è che l'avrei voluta più che facesse anche lei un po' di attività fisica. Mm-hmm. Però ecco, forse è questo, che vedendo me, mm-hmm, lei pensa di non poter raggiungere certi livelli. In competizione magari sente. Esatto, e non si impegnano, dice che non gli piace fare lo sport, che poi non è vero perché quando ha fatto equitazione o viene in palestra, che si allena, fa tutto benissimo, ok. Però penso che quello che la frena è questa cosa, che infatti a volte va al giro, mi dice, mi trovano la Valentina, ma te sei la figliola della Luciana, ci vuole, questo purtroppo è così, sarà sempre così. Senti, tu non hai ancora intenzione di fermarti, quindi ci stai riservando qualcosa, qualche gara in ballo? Per ora non lo so, ti ripeto, non mi sono ritirata ufficialmente perché mi piacerebbe riprovare. Ora vediamo un po', perché da settembre, visto che siamo qui, do la notizia anche ufficiale, uno scoop. La palestra, sì, uno scoop, la palestra si sposterà, non vi dico però dove, no? Quindi una nuova location, e penso di poter avere anche un po' più tempo, mm-hmm, per me, quindi se avrò un po' più tempo per allenarmi, riproveremo questi mondiali. E noi ovviamente ti aspetteremo per raccontarci come andranno. Ovviamente, Golf Club Val di Chiana, hai mai giocato a golf? Oppure magari tra un allenamento e un altro, per svagarti, sai, qualche colpettino nel green, nel putt ti aspetta sicuramente. Ma mai, cioè, il mio motto è never say never, mai dire mai. Preferisco un pochino più i sport di potenza però vabbè. Proveremo anche questo. Proveremo, no? Qua al Golf Club. Allora, Luciana, grazie di essere venuta a trovarci qua in questo nostro grazie salotto. A voi. Rimanete lì per il prossimo ospite e ovviamente tra pochissimi minuti qua al Val di Chiana partirà, al Golf Club Val di Chiana partirà il grandissimo aperitivo. State lì e poi venite a bere qualcosa insieme a noi. A tra poco. Ultimo blocco del nostro fantastico programma dell'estate, Giardino Val di Chiana. Sempre qua in diretta dal Golf Club Val di Chiana è venuto a trovarci Marco Giramondi, responsabile della comunicazione del Carnevale di Foiano, e quindi con lui ovviamente parleremo di Carnevale di Foiano. Carnevale di Foiano che il sabato 30 giugno ci riserverà uno spettacolo fantastico, ovvero un carnevale estivo. Ormai questa formula ha preso piede da molti anni e sta ricevendo un grande successo. Allora, prima di arrivare però a quello che succederà al 30 di giugno, parliamo con Marco del carnevale, questo carnevale storico, un carnevale d'Italia forse uno dei più longevi. Quest'anno ha avuto un ottimo successo. Raccontaci un po' quello che avviene al carnevale di Foiano. Prima di tutto buonasera e bentrovati. Sì, Carnevale di Foiano è il più antico, perché ci sono comunque documenti che testimoniano che a Foiano si parlava di carnevale da ben oltre 500 anni e con praticamente gli ultimi 120 testimoniano invece anche la presenza di carri allegorici. Quindi diciamo che nella sua completezza è il più antico d'Italia. Carnevale è Foiano, Foiano è carnevale. Dico questo perché come un po' nel Palio a Siena,
che appunto il Palio viene vissuto 12 mesi all'anno, anche il Carnevale a Foiano viene vissuto 12 mesi all'anno, perché appunto non ci si ferma mai, si va da un'edizione all'altra passando per un pit stop per il Carnevale estivo per poi riprendere subito e ricominciare con il Carnevale invernale. Anzi, anche in questi giorni cioè, i cantieri stanno già lavorando all'edizione successiva, all'edizione prossima, che sarà nei mesi di febbraio del 2019. Arriviamo quindi all'edizione estiva. Quanti anni sono che fate questo Carnevale estivo e che cosa avete in serbo per il pubblico sabato prossimo? Allora, sono 14 anni che facciamo l'edizione estiva. Quest'anno, per il terzo anno consecutivo, ci sarà una collaborazione con i DJ for Children, che sono un'associazione, chiamiamola così, un gruppo di DJ, in questo caso sono 20, 20 DJ e 4 vocalist che si alterneranno sul palco a suonare. E la particolarità qual è? Che loro vengono a suonare gratuitamente, a patto che una percentuale dell'incasso venga poi data in beneficenza all'istituto omnicomprensivo di Foiano, quindi ai ragazzi che sono sulle nostre scuole. E nulla, oltre ai DJ for Children che appunto suoneranno, il programma prevede già dal primo pomeriggio con una sfilata dei carri, con le mascherate. Poi ci sarà, quest'anno è una novità, ma ci sarà praticamente un summer party. Questo summer party prima di scena, che cos'è? Sono praticamente una sorta di giochi d'acqua con dei flash mob, sia con gavettoni, quindi pensate una miriade di gavettoni, un flash mob nel centro di Foiano, per poi finire con il culmine con uno schiuma party. Di solito lo facevamo nella nottata, invece quest'anno abbiamo anticipato a prima di scena, per poi dopo andare tutti a scena e ripresentarsi dopo scena con la seconda sfilata dei carri e mascherate per le vie del centro storico. E poi ci sarà la serata in musica con uno spettacolo appunto con i DJ for Children che suoneranno, e in contemporanea ci sarà uno spettacolo di un'associazione che si chiama Flow, che porta in giro per l'Italia uno spettacolo di luci. Quest'anno è una novità, praticamente ognuno che vorrà partecipare sarà dotato di un braccialetto LED, e praticamente su questo braccialetto verrà riproposto tutte le luci che si alterneranno nel palco, e quindi sarà una moltitudine di colori e di giochi appunto di luce nella notte del centro storico. Come è colorato appunto il Carnevale che trasforma il borgo di Foiano nel periodo di febbraio con questi colori e con questi carri mastodontici. Parliamo delle lavorazioni, come viene creato un carro, quali sono le fasi di lavorazione di un carro? Sì, come dicevo prima, Carnevale è 12 mesi l'anno, perché appunto il Carnevale di solito finisce fine febbraio, primi di marzo, poi qualche volta finisce appunto nel mese di febbraio, qualche volta nella prima settimana di marzo. Si fa passare giusto 2-3 settimane, Pasqua di solito, Pasqua è lo spartiacque. Passato Pasqua c'è subito l'approvazione dei bilanci, dei progetti all'interno di ogni cantiere, quindi siamo nei mesi di aprile, quindi si parte subito con presentazione e approvazione del proprio progetto, che è assolutamente segretissimo, fino all'apertura poi dei cantieri l'anno successivo, quindi nel periodo appunto carnevalese. Quindi si parte con l'approvazione dei progetti e poi dopo da lì si parte con le opere prima in creta, quindi si facciamo la lavorazione della creta, poi dopo queste figure in creta vengono gettate, dal getto vengono poi incartate, quindi con la carta pesta, e da lì poi dopo si costruisce piano piano tutto il carro. E si arriva al Carnevale estivo perché i carri in tutto questo frangente non vengono distrutti, proprio perché c'è il Carnevale estivo. Appena passato il Carnevale estivo vengono distrutti i carri, vengono smontati, perché molte volte poi vengono venduti a carnevali, ecco, diciamo, infatti, tra virgolette, ti volevo minori. Fare una domanda, ci sono parti di questi carri che vengono comunque venduti ad altri carnevali famosi in Italia, quindi il nome di Foiano è famoso. Pensi bene che ad esempio
fino a 2 anni fa i carri che vincevano a 100 di solito erano i nostri, ecco, completamente i nostri. Addirittura è capitato un anno che un carro di Foiano andasse a 100, a 100 vincesse. In quel periodo 100 era, aveva una partnership con il Carnevale di Rio e l'anno successivo ha sfilato a Rio. Quindi è Foiano è volato anche a Rio, esatto, di Janeiro. Esatto, esatto, sì, cioè ha volato 100, cioè, però il carro era, proveniva Foiano, da Foiano, sì, esatto. E quindi passato il Carnevale estivo, i carri vengono smontati o comunque ceduti ad altri carnevali, tra virgolette appunto minori, perché 100 non è assolutamente minore di Foiano, e dopo da lì viene montato il carro nuovo, mm-hmm, e si va appunto con la lavorazione proprio in pianta stabile sul carro. E c'è da dire che negli ultimi decenni i carri si sono notevolmente evoluti, perché siamo passati da, faccio un esempio, da movimenti completamente manuali come erano negli anni 80 con bilancieri, una sorta di Leonardo da Vinci con carrucole e corde, siamo passati a ora praticamente tutto computerizzato, addirittura qualche cantiere utilizza proprio un computer, mm-hmm, è tutto sincronizzato e praticamente con due persone si muovono figure di 15 metri di altezza senza fare nulla, pigiando soltanto un pulsante. Senti, invece tu mi hai detto che comunque tu devi essere super partes perché sei nell'organizzazione, ma la vita del cantierista, al di là dei carri da progettare e tutto il resto, come si sviluppa durante l'anno? E ovviamente se tu fai parte di un cantiere. Sì, 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 certo, io ho detto questo in fuori onda perché comunque quando si partecipa all'organizzazione generale del carnevale si è più portati appunto a pensare all'organizzazione e meno diciamo al cantiere e quello che è il cantierismo, mm-hmm, ma non che non faccia parte di un cantiere, assolutamente sì. Tra l'altro ho un figlio che è assolutamente un ultra sia del carnevale ma anche del cantiere di cui fa parte, che è Bombolo. E detto questo, il cantiere, la vita di cantiere è uno excursus sociale meraviglioso, mm-hmm, perché appunto trovi il bambino di 5 anni e l'anziano di 80-85 anni che insegna, tramanda quindi la propria esperienza, le proprie doti, mm-hmm, al bambino di 5 e via dicendo. E soprattutto all'interno del cantiere la piramide sociale viene assolutamente azzerata, perché molte volte, senza denigrare nessun lavoro, nessuno status sociale, però molte volte il muratore, mm-hmm, che nella vita magari fa il muratore, all'interno del cantiere dà ordini oppure insegna a un avvocato o a un dottore, giustamente perché magari non è in grado di affrontare quel problema. Anche perché poi quando il carro arriva in piazza deve essere perfetto. Deve essere assolutamente perfetto, non deve praticamente, deve tutto essere funzionale. Poi magari ci sono carri più o meno riusciti, certo, però il carro deve comunque essere finito e funzionare appunto in tutti i suoi elementi. Una parte importante del carnevale del carro è la mascherata che precede il carro. Lì quanto lavoro c'è dietro, più che altro anche alla creazione degli abiti? Allora, siamo passati da avere mascherati, questo negli anni 80, da avere mascherati che erano di contorno, mm-hmm, al carro e molte volte non avevano nemmeno un vestito ad hoc. Nel senso che magari riprendevano i colori sociali del proprio cantiere, un balletto che magari non era nemmeno asincrono con il carro. Siamo passati negli ultimi 10 anni ad un perfezionamento totale, perché tutto è in simbiosi. Quello che è la mascherata è il carro, quello che è il carro è la mascherata. I vestiti e le coreografie vengono studiati nei minimi dettagli e praticamente è il conseguimento del carro o l'anteprima del carro. Certo. E quindi anche tutte le varie appunto coreografie sono assolutamente studiate. Una mascherata più o meno fa 2 mesi di prove prima della prima giornata, e appunto i vestiti sono disegnati e progettati ad hoc, con materiali molte volte anche avveniristici, perché si va a cercare sempre il particolare o un'innovazione. Soprattutto poi
di solito le mascherate sono, 100, sono dagli 80 alle 120 elementi, per la quasi totalità formata da donne. E quindi c'è una rivalità, c'è una rivalità assoluta che poi fa bene alla competizione, che poi fa assolutamente no? bene, quindi porta ad alzare il gradino della qualità ogni anno, e ogni anno sempre, sempre di più. E infatti ogni anno il Carnevale di Foiano viene menzionato nelle più grandi riviste, nei più grandi TG, anche a livello nazionale. Domanda, visto che siamo qua al Golf Club, ovviamente... Ho mai giocato a golf. Ovviamente si è mai giocato a golf, ma c'è mai stato un carro ispirato al golf? Che tu ti ricordi nella storia del... Ne ho visti tanti, ma non credo. Potrebbe essere uno spunto per l'anno prossimo. E invece tu hai mai giocato? Perché fondamentalmente di solito vengono fatte comunque tematiche, le tematiche, e quindi gli argomenti sono, come dicevo prima, top secret fino all'ultimo, e ogni cantiere può rappresentare quello che vuole. Di solito viene rappresentato l'attualità, quindi quello che può essere il bene, il male, il lato oscuro, il lato più bello che delle singole cose, e quindi il golf magari viene un pochino meno perché appunto c'è uno c'è sport. Stato un carro che è stato particolarmente contestato durante gli anni? Sì, per il suo... sì, c'è stato un periodo che si era perso un po' la linea della comicità, dell'allegria, ma venivano fatti dei carri che non erano carri allegorici, ma erano appunto delle opere d'arte meravigliosi, ma contesto del carnevale c'entravano un pochino meno, ecco, da questo punto di vista. E quindi sono stati qualche anno che c'è stato questi carri qua, un po' di contestazioni sì, però è anche vero che ognuno era libero di fare quello che voleva, e quindi bene, allora noi l'abbiamo superato questo periodo, e ora siamo ritornati a rappresentare carri comunque molto più allegri rispetto a quel periodo, che comunque era al limite era uno o due cantieri che avevano questa prerogativa. Allora, mentre tu ci pensi se hai mai giocato a golf, chiamo per i saluti finali Andrea Guerrini e Leandro Marzuali, che sono qua affaccendati per preparare l'aperitivo. Allora, uno si siede lì e a questo punto Leonardo vieni di qua. Tu hai mai giocato a golf? Dopo la mia lezione tutti giocheranno al golf, sì, non possono fare di peggio. Ho visto la diretta di prima che ci hai provato, dai, non sei andato male. Malissimo, praticamente a Andrea gli ho fatto tutto il campo di prova, te l'ho tagliata tutta all'erba. No, non è vero, dai, hai dato uno show, e poi ancora c'è da ridirlo perché c'è da fare la seconda, altre lezioni, la terza, vedrai, la quarta. C'è quella cassa di vino. C'è la cassa di vino, tra l'altro di un foianese me l'ha proposta, Alessandro Mauro. Dai, ma ha detto, se arrivi con un handicap zero ti regalo una cassa di vino. Allora io ho l'obiettivo da vincere. Allora, qua ti ringraziamo ovviamente per l'ospitalità. Leandro sta già mettendo i dischi per l'aperitivo. Green Friday. Sì, grazie a voi per essere qui con Giardino Valdichiana ancora per tutto il mese di luglio. Io vi aspetto tutti per l'aperitivo al Golf Valdichiana, proprio per capire che al golf si può venire. E ci si diverte anche. E ci si diverte anche parecchio. Allora, tu invece sei prontissimo con i dischi. Ecco, bravi, passaggio, perché non sapevo come passarti il microfono. Sì, i dischi stanno già girando e mancate solo voi per questo aperitivo. Il nostro barman è già in postazione, quindi vi aspettiamo per questo appuntamento come tutti i venerdì per tutta l'estate. Golf Club Valdichiana, grazie Marco di essere venuto qua grazie da noi a voi. E averci raccontato qualcosa di più su questa bellissima realtà della Valdichiana. E naturalmente vi aspettiamo sabato prossimo, ovviamente, 30 giugno, trovate tutte le nostre informazioni sui nostri canali social oppure sul sito carnevaledifoiano.it. Grazie ancora. Grazie alla Valdichiana per averci seguito, per essere stati con noi. Vi do appuntamento con Giardino Valdichiana a venerdì prossimo con altri ospiti e con la mia lezione, con la seconda lezione di golf. E ovviamente state connessi con la Valdichiana per scoprire tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti di questo fantastico territorio. Ciao, buon fine settimana. Ciao a tutti.